Amici di Enjoy Television, siamo riusciti a portare davanti alla telecamera Antonio Velázquez. Buonasera. Buonasera a tutti. Allora Antonio, questa è una serata più che importantissima, una serata che segna la storia delle discoteche in Italia. Sì, diciamo che è la serata che sancisce un percorso che di durata di 20 anni, perché questo locale ha 20 anni di vita, dal 1991 che sono qua. E ora l'inaugurazione ufficiale, diciamo, con un altro genere musicale è stato il 26 settembre del 92, però comunque insomma sono 20 anni che questo locale vive grazie anche a me. È una serata nostra ufficiale, ci saranno tutti i DJ stasera, suoneranno, che hanno lavorato in tutti questi anni di vita del locale, da Francesco Farfa, Miki, che sono stati appunto coloro che hanno acceso la miccia iniziale di questo movimento musicale, all'epoca definito progressive, ma insomma è un pochino riduttivo come termine, e Mario Più, Franchino, Ricky Leroy, Gioia Chiti Conti, Sandro Vibot, Alex Neri di Planet Funk, che è nato qua, Mario Scalambrì, Luca Masini, il Principe Maurice. Stasera abbiamo veramente una kermesse di tutti i migliori DJ che hanno comunque fatto la residenza qua all'Insonnia per anni. Vent'anni fa, cosa ti è scattato in testa per creare tutto questo, Antonio? Diciamo che il progetto Insonnia è stato da me un attimino ragionato, a tavolino, non è stata una casualità, come molto spesso nascono questi tipi di situazioni, o magari diversi tipi di situazioni nel mondo della notte. È stato molto ragionata, fatto con un pensiero primario di comunque convogliare da tutta Italia persone a cui piaceva un genere musicale diverso da quello che era la musica dance alla fine degli anni 80. E questo progetto nasce appunto con Miki e Francesco Farfa, che all'epoca erano gli unici DJ un pochettino controcorrente di quello che era il mercato commerciale qua in Toscana. È nato a tavolino perché comunque la comunicazione è stata fatta sin dal primo giorno, dalla prima serata d'apertura, è stata fatta con tutti i media su tutto il territorio nazionale. A mio avviso era il primo locale che faceva insieme all'epoca, insieme al Cocorico, perché comunque siamo partiti proprio insieme a fare pubblicità nazionale su tutti i network. E non ci credeva nessuno alla promozione nazionale per una discoteca, invece è stata la formula vincente perché ci ha fatto prendere pubblico veramente da tutta Italia. Questa sera però è l'ultima, avete deciso sì. Di basta. Ma più che abbiamo deciso... È successo. Si riprendeva il locale in mano noi e si continuava questo genere musicale, oppure non, il locale aveva deciso di ridare le licenze in comune. Diciamo che noi come organizzazione non ce la siamo sentita di portare avanti il progetto, perché come tutte le cose belle secondo me hanno una fine e bisogna a un certo punto della vita farle finire nella maniera più bella, come stasera. Stiamo progettando il film documentario Insonnia, che sarà prodotto probabilmente da una pay TV importante a livello mondiale, che non posso fare il nome nemmeno lì. E tra l'altro sarà scritto il libro sull'insonnia e anche la casa editrice non posso dire, è tutto molto segreto. E, fatto questo progetto, messo in piedi questo progetto, l'insonnia ricomincerà il suo tour in tutta Europa con sicuramente un 2 anni di date nelle migliori discoteche d'Europa. Questo il progetto ha una, diciamo, per ora finirà nel giro di sarà finito nel giro di un anno, e quindi tutto questo nel giro di 2 anni continuerà appunto come in tour nelle discoteche in Europa. E
allora, Antonio, con tutti dai più bei ricordi che di questo posto in 20 anni, salutiamo gli amici di Enjoy. Ciao Enjoy Television. Non, però non piangere. No, non piango stasera, me lo sono promesso.